nella nuova puntata di Volley Zap andiamo a conoscere un po' meglio uno dei migliori allenatori di tutta la Superlega, nato, tra l'altro, lo stesso giorno, mese ed anno del sottoscritto. Oggi a Volley Zap andiamo a Milano perché il protagonista della puntata è Roberto Piazza. Ciao caro Brogio, come vedi il periodo di quarantena lo vivo in questo modo, insomma con qualche hobby, nel senso che mi piace ogni tanto cucinare, mi piace suonare la chitarra, mi piace guardare delle serie TV e leggere qualche libro. In questo momento onestamente faccio molta fatica a leggere, però libri pesantini, ma mi piacciono più libri quelli un po' relativi al gioco. Pallavolo in questo momento di cosa ha bisogno? Secondo me dovremmo riuscire a essere bravi ad unirci e a disputare quella che io chiamo la partita definita, definitiva, cioè quella che ci porterà alla nuova pallavolo, un nuovo modo di credere nella pallavolo. Dobbiamo farlo tutti insieme come il team della pallavolo, e non ci sono squadre, non ci sono dirigenti, ma c'è tutto un team che lavora per sviluppare la pallavolo del futuro. La caratteristica più importante per un allenatore credo sia quella di capire i giocatori che hai a disposizione, capirne le capacità tecniche e provare a svilupparle. Il difetto del quale stare molto lontani è rimanere fossilizzati su dei principi, invece il mondo si sta evolvendo. La stagione sportiva che ricordo con più affetto è quest'ultima, nata con delle difficoltà subito dall'inizio, con qualche infortunio, proseguita con delle grandissime difficoltà, quindi con due giocatori fuori, però con una chimica di squadra straordinaria e con i giocatori che sono messi a disposizione e sono rimasti a disposizione fino ad oggi, per cui una stagione secondo me da ricordare con grande affetto. La partita invece che credo non riuscirò mai a dimenticare è la finale Champions League con Cuneo 2013, persa al tie-break contro la squadra di Novosibirsk. Quella, diciamo, che è rimasta qui. Il giocatore del passato che ho sempre o avrei sempre desiderato allenare è un certo Alexander Savin, famoso centrale del CSK Mosca e della nazionale ovviamente russa, che insieme a Zaitsev ha cambiato l'intesa con il primo tempo radicalmente, no? Era infermabile a quel tempo e mi sarebbe piaciuto vederlo ai giorni nostri. Il mio piatto preferito in cucina non è quello che farò oggi, che è un piatto particolare, ma è una carbonara. A me la carbonara piace molto e mi ci diletto spesso. Sarà finita la quarantena, la cosa che desidero in assoluto di più è fare una bella festa con gli amici di Ponte delle Alpi.